Sostanzialmente questa organizzazione criminale si abbracciava tre province, province di Catanzaro, Vibo e poi si andava anche sulle serre dal lato Ionio. E sostanzialmente in questa indagine trovate tutta la gamma dei reati, tranne lo sfruttamento della prostituzione, ci sono tutti i reati previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. È un locale di 'ndrangheta molto importante, perché a questo locale di 'ndrangheta degli Anello c'erano molte altre 'ndrine satelliti che erano funzionali, comunque sottordinate a quello degli Anello. Per noi è stato un lavoro importante e difficile, è durato 4 anni, è stato possibile non solo grazie alla consueta, ormai consolidata e comprovata professionalità della Guardia di Finanza, perché sapete che da anni il Comando Generale manda qui uomini di primo piano, ma anche perché il GICO centrale, rappresentato qui dal Generale Barbera, ha deciso di investire in modo significativo, mandando decine e decine di uomini a lavorare in modo costante nel corso di questi anni. È stata possibile questa indagine, il respiro internazionale, la prova della forza di questa organizzazione criminale l'abbiamo con l'insediamento in modo sistematico e ormai da anni è consolidato questo insediamento in Svizzera, ed è stato possibile perché abbiamo costruito delle squadre investigative comuni attraverso Eurogest, è stato possibile perché il procuratore Mastroianni, il procuratore federale dello svizzero, ha dato grande collaborazione e grande disponibilità, e malgrado le difficoltà sul piano normativo, perché voi sapete che purtroppo ai noi solo l'Italia ha una legislazione evoluta, anche se per noi sempre insufficiente, ma negli altri stati purtroppo è molto difficile lavorare, è molto difficile operare. Voi avete visto questa notte, vi hanno spiegato i militari della Guardia di Finanza, vi hanno spiegato la grande quantità di armi che abbiamo trovato questa notte, perché lì in Svizzera è possibile, è molto facile comprare armi, e quindi poi simulando furti queste armi arrivano in Italia in grandi quantità e servono poi per fare tanti omicidi, perché voi sapete che quella è una zona molto calda, la zona del Vibonese che affaccia sulla Metino, è la zona dove c'è il più alto numero di omicidi non solo in Calabria ma d'Italia. È stato necessario fare un fermo proprio perché l'autorità giudiziaria svizzera aveva necessità di depositare gli atti, e quindi poi avremmo disvelato il lavoro di 4 anni sintetizzato in 3.500 pagine di motivazione di fermo. Ormai, come vedete, proprio già la domanda lo spiega, ormai come vedete è una costante, non c'è indagine che stiamo facendo, in particolare qui alla Procura di Catanzaro, dove non troviamo sempre pubblici amministratori, dove troviamo sempre politici. Questo perché, sia perché noi abbiamo alzato il tiro, abbiamo alzato il livello investigativo, ma anche perché è poi riscontrato la realtà. Sostanzialmente la criminalità organizzata, intesa la 'ndrangheta in senso stretto, da sola non potrebbe commettere certi reati senza il controllo di una pubblica amministrazione corrotta o collusa, e di una politica collusa, cioè si entra in punta di piedi, tra virgolette, nell'economia, incominciando, come diceva il generale, sulle guardianie, poi pian piano si fa l'idea del volume di affari di questa attività commerciale, e poi a un certo punto si impone l'ingresso in queste attività imprenditoriali, si impone la gestione economica non solo di forniture ma anche della costruzione delle strutture stesse, non solo alberghiere ma anche imprenditoriali, come diceva il colonnello Virno, sulla costruzione ad esempio di Eurospin nell'area tra Vibo e della provincia di Vibo.
Sì, perché poi sostanzialmente in un'iniziale vessazione, in un'iniziale imposizione dell'Ndrangheta, poi col tempo si convince, superato la barriera, superato il limite psicologico di quello, la vittima poi incomincia a ragionare, dice: sai che c'è, è meglio che mi metto d'accordo, è meglio che collabori, perché posso comunque trarre beneficio. Quindi poi la vittima iniziale, anziché denunciare, anziché venire da noi o dalla Guardia di Finanza a denunciare, si fa due conti e dice: se io divento complice, faccio un passo in là, faccio un passo più avanti, sai, forse ci guadagno di più. È una sinergia assolutamente vincente, che consente conoscenze che solo localmente sono acquisibili, a conoscenze che quindi sono importantissime per le indagini, di integrarsi con strumentazioni tecnologiche avanzate, con una conoscenza di altre dinamiche che a livello nazionale sono determinanti per capire esattamente i collegamenti, e lo sono ancora di più quando queste proiezioni sono internazionali, realizzando un prodotto che è veramente sinergico. Sinergia è un termine molto abusato, ma che invece nella fattispecie si calza perfettamente per descrivere il prodotto di tutte le indagini svolte in 4 anni. Sì, volendo sintetizzare in uno slogan banale ma forse efficace quello che invece sono stati 4 anni di intenso e duro lavoro da parte dei finanzieri della Guardia di Finanza di Catanzaro in sinergia con i colleghi del Scico di Roma, un'attività che è quindi passata per tanto sacrificio personale, che mi piace rimarcare in questa occasione, dei miei uomini, e anche per l'utilizzo di tecnologie investigative che, devo dire, per me che sono abbastanza nuovo di questa realtà operativa calabrese, veramente all'avanguardia. Il tutto avendo come collante una Procura della Repubblica, una reazione distrettuale antimafia che ha coordinato efficacemente le indagini. Questo è, diciamo, il cocktail che può poi portare a questi risultati, ovvero sia alla disarticolazione di una locale di 'Ndrangheta, mettendone a nudo tutta la sua operatività, che era veramente, come è stato rimarcato anche in conferenza stampa, a 360 gradi, perché oltre ai tradizionali reati della criminalità organizzata, questa indagine ha documentato come ci fosse un controllo pervasivo di ogni manifestazione economica all'interno del territorio sotto l'egemonia della cosca che oggi abbiamo disarticolato. Non vi era espressione di attività economica che non fosse controllata direttamente o indirettamente dalla cosca, e laddove un imprenditore pensava di poter comunque sottrarsi a questa intimidazione che in maniera sempre più marcata gli veniva indirizzata, e poi purtroppo ne ha pagato le conseguenze, nel senso che ha dovuto ritirarsi dall'attività economica. Il controllo era totale? Era totale in tutte le sue espressioni, per quello che erano le caratteristiche del territorio, quindi la parte boschiva, che è un'attività molto remunerativa nella zona delle preserre, lì grazie alla connivenza con le amministrazioni locali vi era un assoluto controllo di tutta la in barba a ogni normativa anticorruzione per tutto ciò che dovrebbero essere ovviamente le gare ad evidenza pubblica, invece se le aggiudicavano puntualmente soltanto le imprese indicate volta per volta per ogni singola gara dalla cosca, il controllo delle attività turistiche che hanno portato poi al sequestro oggi di 3 villaggi turistici sulla fascia tirrenica. Sequestro che si inserisce poi in un'attività di aggressione patrimoniale più ampia, che per un controvalore tra beni, terreni, attività economiche di 170 milioni di euro. Questa indagine, questo grande fratello, ha documentato che quando sorgevano complicazioni, vuoi per competenze territoriali o vuoi perché vi era qualcuno che, diciamo, era un po' esuberante rispetto alle regole molto molto stringenti fissate dalla cosca, allora abbiamo documentato come come appunto i vertici intervenissero per regolare la questione
o attraverso summit con le altre cosche, oppure facendo valere con i mezzi più efficaci dal loro punto di vista le proprie ragioni. Allora, l'indagine di oggi ha segnalato ancora una volta una particolare dinamica che si realizza tra le cosche di 'Ndrangheta e anche la cosca di 'Ndrangheta degli Anello, quella attinta dall'odierno provvedimento di fermo, e i soggetti che si occupano di attività economiche, ovvero che si trovano ad occupare posti istituzionali. Con riferimento ai rapporti tra gli esponenti della cosca di 'Ndrangheta e gli imprenditori, si registra un evolversi ambiguo di questi rapporti, perché abbiamo registrato vicende in cui l'imprenditore entra in contatto per la prima volta con la cosca di 'Ndrangheta come vittima del reato, però poi diventa, diciamo, si evolve questo tipo di rapporto, e per l'imprenditore stesso la 'Ndrangheta diventa un'opportunità, cioè la possibilità di acquisire vantaggi attraverso reciproche concessioni, per cui la 'Ndrangheta non più ostacolo e quindi predatoria nei confronti dell'imprenditore, ma uno strumento attraverso il quale l'imprenditore stesso consegue i suoi risultati economici. Ovviamente dall'altra parte gli esponenti della cosca di 'Ndrangheta ricevono vantaggi da questo legame, da questa vicinanza con l'imprenditore stesso, ovviamente vantaggi in termini di convenienza economica. Il risultato è quello sempre di conseguire delle remunerazioni economiche, quindi un'attività, diciamo, prettamente legata alla realizzazione di profitti ingiusti. Sì, abbiamo potuto verificare in questo caso, attraverso una serie formidabile di risultati investigativi, che c'è una spartizione tra le cosche di 'Ndrangheta di tutte le aree per le quali vi sono delle risorse boschive, quindi i lotti boschivi, l'affidamento, la concessione, l'assegnazione dei singoli lotti boschivi avviene attraverso un'attività di collusione dell'esponente di 'Ndrangheta con gli esponenti degli enti locali, sia per quanto riguarda esponenti degli organi elettivi, sia per quanto riguarda gli esponenti della burocrazia, capaci appunto di determinare l'assegnazione, l'affidamento del singolo lotto boschivo. È una sorta di rotazione tra le imprese che sono riconducibili alle cosche che si spartiscono l'area montana tra la provincia di Vibo Valentia e la provincia di Catanzaro, le cosche che già sono state interessate da altre vicende giudiziarie, ovviamente controllano i singoli territori e fanno ruotare sostanzialmente le imprese che si interessano al sfruttamento boschivo, affidando ora a questa, ora a quella impresa in ragione del territorio in cui ricade il lotto stesso. Prego. Sì, abbiamo ulteriormente registrato una particolarità. Ovviamente la cosca controlla intere attività economiche che concorrono, diciamo così, alla realizzazione di strutture pubbliche e private, anche di strutture alberghiere e turistiche, quindi sia Movimento Terra, sia imprese edili, sia forniture di calcestruzzo, sia imprese di carpenteria, tutto ciò che entra nel sistema di realizzazione dell'opera ovviamente. A questo si accompagna lo smaltimento dei rifiuti di tutto ciò che è il risultato dell'attività stessa. E questo smaltimento dei rifiuti avviene in spregio a qualunque regola. Si è accertato che vengono smaltiti rifiuti anche in aree protette, tipo il Parco regionale delle Serre, rifiuti pericolosi, quali Eternit, quindi l'amianto, quindi lastre lesionate di amianto, quindi con le polveri e le fibre che si disperdono nell'aria e nel territorio stesso, e determinano appunto un inquinamento dell'aria e del territorio stesso. E qui ovviamente la rilevanza penale legata, oltre che all'inquinamento ambientale, anche a quella dell'organizzazione dell'attività di smaltimento dei rifiuti, che ovviamente viene gestita direttamente dagli esponenti della criminalità organizzata.